Due arresti e due denunce, perquisizioni e sequestri nel centro di Siena. Questo è l'esito dell'operazione della Polizia di Stato chiamata Bella Vita contro lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Praticamente un'indagine durata esattamente la bellezza di 6-7 mesi che ha coperto praticamente tutto l'anno 2019, comunque dalla primavera all'autunno. E quindi tramite vari servizi anche di natura tecnica abbiamo scoperto appunto questo giro di prostituzione abbastanza cospicuo che ha coinvolto almeno 4 persone, di cui 2 in modo particolare, i 2 principali indagati che poi sono stati arrestati. Fra l'altro in concomitanza con la prostituzione c'è stato anche un traffico di sostanze stupefacenti, perché soprattutto uno dei principali indagati diciamo così, aveva ingaggiato una donna, anch'essa denunciata a piede libero, affinché questa spacciasse all'interno di uno di questi appartamenti che era stato appunto destinato alla prostituzione. Quindi facevano un bel bottino sia con lo sfruttamento della prostituzione che con lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la prostituzione, questa avveniva sia in questo appartamento sottoposto a sequestro preventivo in pieno centro di Siena, e l'altro appunto in Massetana Romana, quindi in immediata periferia, mentre invece lo spaccio di droga aveva un traffico un po' più capillare, fra cui appunto questo bar. E soprattutto nella zona centrale di Siena c'è stato un forte aiuto dei cittadini, diciamo così, che hanno notato, ed era probabilmente inevitabile non notarlo, questo giro particolare di persone all'interno di questo appartamento. E ovviamente hanno riferito tutte queste perplessità alla polizia, e la polizia ha attivato i propri accertamenti e alla fine siamo giunti a questo, agli arresti, alle denunce, a scoprire questo concorso in questi reati appunto. Stiamo parlando di donne che, consenzienti, che esercitavano l'attività di meretricio all'interno di questi appartamenti privati. Diciamo che qualche cliente è stato trovato anche nel periodo di chiusura per il Covid-19 a frequentare questi appartamenti. Gli indagati sono in tutto 4 persone, solo 2 sono state messe con misura degli arresti domiciliari, è stata richiesta e applicata la misura degli arresti domiciliari, e invece solo per una di queste persone è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla PG, alla Polizia Giudiziaria. Questa donna, al di là del fatto che esercitasse probabilmente l'attività all'interno di uno di questi appartamenti, era anche un importante pedina nello smercio dello stupefacente, perché forniva di singole dosi i clienti che si recavano in quei luoghi mandati dall'altro indagato che aveva la gestione dell'appartamento. Quindi lui prendeva contatti e dava indicazioni a questa donna per fornire la droga. L'attività si è svolta soprattutto attraverso servizi di pedinamento, controllo, osservazione, che sono stati poi coadiuvati anche da mezzi tecnici, l'installazione di telecamere che hanno consentito di vedere anche il traffico che c'era al di fuori di questi appartamenti, e poi anche attività tecnica che si è resa indispensabile per approfondire ulteriormente i contatti, il coinvolgimento e i ruoli dei vari soggetti coinvolti. I clienti erano persone di ogni genere, di ogni tipo, insomma, comunque ripeto, il fatto di recarsi in delle presso case d'appuntamento per avere delle prestazioni sessuali non è un reato. Queste persone andavano liberamente in questi luoghi per poter beneficiare diciamo, del servizio delle prostitute, ma il problema non è né del cliente né delle prostitute, stiamo solo parlando delle condotte di questi indagati che sfruttavano comunque e favorivano la prostituzione. Allora, vogliamo andare a raccontare un po' un progetto che te hai portato avanti e poi ti è stato approvato, e che quindi di conseguenza da lunedì credo sia stato pubblicato poi sostanzialmente. Ecco, ce ne vuoi parlare? Sì.
Allora, lunedì è andato in pubblicazione sull'albo del comune l'avviso pubblico per i genitori che vogliono presentare domanda per i campi estivi 2020, mentre venerdì andò l'avviso pubblico per i gestori. Praticamente questo progetto dei campi estivi ha due gambe, una che riguarda le associazioni che intendono costruire un progetto per i ragazzi durante l'estate, e quello dei genitori che si vedono erogare in base a dei criteri, non così a pioggia, dal comune delle sovvenzioni, dei contributi. Mi viene subito in mente che una novità importante che abbiamo imparato durante il Covid è stata quello di creare anche per i campi estivi un'app. Questo vuol dire che i genitori non dovranno sborsare in anticipo alcuna cifra per il progetto al quale vorranno far aderire i propri figli, perché sarà il comune che tramite questa app anticiperà al gestore la somma alla quale la famiglia ha diritto. Con questo sistema noi siamo in grado di erogare, fatta una graduatoria degli aventi diritto, fino ad un massimo di 120 euro a settimana per 2 settimane a famiglia. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la famiglia dovrà presentare il proprio ISEE, che verrà valutato su delle fasce che vanno per scaglioni. Un primo va da 8.000 a 30.000 euro e il secondo da 30.000 a 52.500 euro. Ciascuno di questi scaglioni poi avrà un rimborso percentuale. Ovviamente vale il criterio della residenza come primo criterio. Diversamente, essendoci resi conto che le famiglie hanno un grande e particolare bisogno di mettere insieme il tempo cura figli con il tempo lavoro, quindi per armonizzare questi due momenti molto importanti, abbiamo aperto la possibilità anche ai ragazzi che hanno frequentato le scuole elementari e medie nel comune di Siena. Un capitolo a parte e un'attenzione che io desidero portare in maniera proprio particolare poi va ai ragazzi con disabilità. Per loro l'età si innalza, quindi non prendiamo la fascia 6-14 ma fino a 18. Questo comporta per l'ufficio un lavoro di coordinamento anche con lo SMIA, che è la salute mentale con la salute mentale ragazzi, e anche con l'SDS, cioè con gli assistenti sociali, per delle progettualità che siano mirate su quei ragazzi. Per il resto ci apriamo alle opzioni dei gestori. Ora, non lo so, mi potresti chiedere, ma perché avete rifatto un albo gestori se ne avevate uno valido per 2 anni? Rispondi da sola. Faccio la domanda e mi rispondo. Perché? Perché la normativa, che tutti sappiamo molto bene, ci dice distanziamento sociale, norme igieniche, poi ci sono dei criteri, un operatore ogni 7 se i ragazzi vanno dai 12 anni ai 17, un operatore ogni 10 se i ragazzi invece rientrano nella fascia 6-11. Allora, ci è sembrato opportuno, anche preavvertendo coloro che erano già all'albo dei gestori, di ampliare l'offerta. E quindi c'è la possibilità per altri che vogliano presentare progetti di farli avere all'amministrazione. C'era una classe al liceo scientifico Galilei che è stata abolita, per quello che ho capito io. Sono la rappresentante della seconda D, che è formata da 14 studenti, e quindi appunto a metà maggio ci è stata data la notizia da parte delle studenti della suppressione della classe, quindi i nostri ragazzi hanno scelto di aprire un altro corso, formando in questa maniera solo 3 corsi del liceo tradizionale, quindi si arriveranno a formare classi di 27 alunni. Volevo aggiungere a quanto detto dalla mia collega, è che la risposta del provveditorato ci è sembrata una risposta un po' preoccupante a noi genitori, perché almeno l'abbiamo letta sul Corriere di Siena il 26 di maggio, su un articolo pubblicato dal Corriere di Siena, un'intervista al provveditore che ci dice che le classi vengono rimodulate secondo una legge del 2009, cioè per fare le classi si prende il numero complessivo degli studenti, si divide per 27, che è il numero minimo degli alunni per classe, e si vede quante classi vengono fuori. Quell'articolo si legge che in tutte le scuole le classi vengono fatte come
se il Covid-19 non esistesse. Ecco, siamo un po' sconcertati nel leggere queste notizie, perché insomma, non sappiamo se al provveditorato ancora qualcuno si è accorto che il mondo è cambiato da qualche mese, che l'emergenza Covid-19 in questo momento non è qualcosa che ci siamo inventati, ma è qualcosa che dobbiamo sicuramente affrontare. I ragazzi vorrebbero a settembre tornare in classe, possibilmente nella loro classe, ma vorrebbero farlo in sicurezza. Ecco, questo è un po' il nostro allarme. Questa tra l'altro è una classe di 14 ragazzi, ecco, e dovrebbe essere un modello il momento in cui c'è un'emergenza Covid-19, invece viene soppressa. Ecco. Dal 1 giugno non è più possibile ritirare nelle farmacie le mascherine anti-Covid gratuite della Regione, ma a partire da venerdì 5 giugno la distribuzione ai cittadini toscani riprenderà nelle edicole. Basterà presentarsi dal giornalaio con la tessera sanitaria per ritirarne subito 10. Grazie a un accordo promosso dalla Regione con le associazioni e i sindacati di categoria e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione, le edicole sono state rifornite di una app che consente ai titolari, tramite smartphone, tablet o PC, di leggere le tessere sanitarie dei cittadini. Entro la fine di giugno sarà possibile ritirare, sempre gratis e con le stesse modalità, il resto della fornitura, che sulla base della disponibilità sarà compresa fra 20 e 30 mascherine per ogni cittadino. La Regione ringrazia gli oltre 1200 edicolanti toscani che hanno aderito al servizio e il quotidiano La Nazione, partner dell'iniziativa. Salve, una buona serata, un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa. L'esame sinottico per la giornata di domani ci mostra un'area depressionaria che insiste sul Mediterraneo centrale, con un fronte a prevalente carattere freddo che è atteso transitare sul nostro territorio nel corso della giornata di domani, portando naturalmente un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Andiamo a vedere nello specifico le previsioni attese proprio per la giornata di domani. Al mattino un cielo prevalentemente molto nuvoloso, coperto con piogge diffuse e qualche rovescio, precipitazioni che localmente potranno risultare anche abbastanza intense. I venti si dispongono da sud-ovest, con mari che via via si faranno mossi o molto mossi. Per quanto riguarda il pomeriggio e soprattutto la serata, un ulteriore peggioramento con il transito del fronte freddo, quindi la possibilità anche di temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le temperature massime sono attese intorno ai 20-22 gradi. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, un lento miglioramento, ma con ancora residue piogge al mattino abbastanza diffuse sulle zone interne. Nel pomeriggio, graduale attenuazione delle precipitazioni e schiarite via via più ampie sulle zone costiere, favorite anche dall'intensificazione dei venti occidentali, che tenderanno appunto a portare via gran parte degli addensamenti nuvolosi, ma che favoriranno anche un'ulteriore intensificazione del moto ondoso. Sono attesi infatti mari tra molto mossi e localmente agitati su tutti i nostri bacini. Le temperature sono attese stazionarie nella giornata di venerdì, con minime intorno ai 12-15 gradi, le massime intorno ai 20-22. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani con altri aggiornamenti.